Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 25 della partita con l'Etiopia in Europa Universalis 4 con la Persia. È una cosa incredibile, spero che quando torno dalla mia missione diplomatica dove sono adesso, in questo momento sono in viaggio, cioè sono in viaggio quando, non lo so, forse sarò già tornato. Comunque, sono stato in viaggio. E sì, di non sbagliare più a dire Etiopia, Persia e Giacomino Bello. Dai, Declare War, abbiamo tutti i parametri a posto. Ah, è vero, conto solo Conquest. Vabbè. Andiamo di guerra normale. Cosa? Darfur, Etiopia. Ragazzi, voglio conquistare Kaffa, la vecchia capitale imperiale. 28 di development. Cioè, non vorrei. Insomma. Qua come va a finire secondo voi? No, perdiamo troppe navi. Ritirati a Muscat. Dov'è la mia flotta? Vieni qua, abbiamo bisogno di vincere una battaglia. Vediamo se scappano. Puff! Eliminato. Ottimo. Ok, dunque qua non voglio che ci sia niente e nessuno. Ah! Andate via! Vabbè. Continuiamo a convertire. Manca poco, ragazzi, eh? Pochi mesi. Intanto l'Etiopia è qua su Aden. Qua facciamo un po' di esperienza. Porca di vacca, posso selezionare le mie truppe o il gioco deve continuare a uscire con tutta quella roba lì? Benissimo. Ah, perfetto. Proprio perfetto. Questa è la pace che andremo a fare. 62, 93%. Tra l'altro, essendo una guerra contro gente sciita, ci costa di più. Andiamo qua. Perché adesso da qua dovrebbero guadagnare davvero poco loro, ma andiamo via tutto. Il problema è che ora sale meno roba da qui perché non abbiamo né le navi né altro. Quindi andiamo a eliminare le navi. K. Guardate che scappano. Riprendiamoci Aden. Io da qua posso scendere da quello che vedo.
Allora si scenda verso di qui. Ok, abbiamo annesso Kurosawa. 5 di prestigio. Ragazzi, e Percy è scritto davvero grande. Davvero, davvero big. Pensate che siamo partiti da qua. Siamo diventati questo. E ora diventeremo ancora più overpower. Spero almeno. Ok, va bene. Non si butta via niente. Oh, questo è davvero un'ottima notizia. Grandissimi Sindhi Separatist. Non volevo puntare a questo, ma mi sembra davvero una cosa positiva. Qua potrebbero esserci altri separatisti. Quelli afghani. E questi potrebbero essere dei separatisti di Dulkadir. Ah, vabbè. Tech. Qua faccio uno alla volta. Potrei già andare sull'isoletta, ma voglio proprio attaccarli in continuazione. Dov'è che ci sono delle rivolte? Ho letto di rivolte. Boh. Questi pensano che sia la loro terra? Venezia, Ragusa, Francia, Flandre. Forse vogliono fare il giro per andare in Francia. Ah, queste qua sono le mie unità. Guardate Kurosawa quanto era ardito sulla capitale dell'Etiopia. Subito, così. Senza futuro, ma... sì. Va bene. Allora. Venite qua. La mia caracca è messa male. No, aspetta che ora arriva la caracca. Non c'è l'opzione sigillo tappeto. Ho bisogno di... Prima di attaccare la capitale, mettiti qua. Dobbiamo prendere questo territorio. Tu che tecno hai? 11. Vabbè. Possiamo passare? Sì. Ora, detached, damaged, c'era. Non obsolete. Damage, damage, damage. Repair, damage, ship. Se ne vanno da sole! Allora, fermi tutti. Abbiamo perso due di questi, ma va bene lo stesso, mothball. Ok, quindi qua ora posso... È morto un'altra volta il generale. Non hai fatto niente a Ragusa un'altra volta. Credo che manca poco, vediamo qua. 48! Lo sapevo. Annettere quello è pericoloso. 48 e 2. Vieni qui. Pensavano di farmela, invece non possono.
E che se prendo la capitale avremo un po' di war score, no? Maledetti, hanno preso Tatta. E qua posso passare comunque. Questi forti cadono come... Ok, perfetto. Puoi darmi questo, questo, questo. No, fa niente. Mi vuole prendere solo questo e poi vorrei dichiarare guerra a quello là. Ora, posso dichiarare guerra a quello in questo momento? Quello che vorrei fare è sicuro... 46! Ah! Anche questo è crollato. Però quello là è 47,6. Niente, dobbiamo mettere qua le navi subito. Allora. Cosa è successo qua? Unisci tutto, separa queste e rimandi qui. Tu vieni qua a bloccare. Tu fai Protect Trade in Gulf of Aden. Anche tu fai Protect Trade. No, non tu. Tu in Gulf of Aden. Vediamo se è sufficiente. Dopo andiamo là nel nord. Ok, andiamo di lì. Voi qua. 51. Ok, solo con le navi ce l'abbiamo fatta. Dovremmo essere proprio più forti. Sì, ora non c'è... 53 addirittura mi dice. Beh, meglio, eh. Non mi lamento. Però, qua da Musashi c'è proprio un sacco di soldi. Bene, bene, bene. Ottimo. Non rompere. Allora, facciamo una bella cosa. Vai su di là. Possiamo fare un'altra idea. Land Force Limit, boom baby. Ok, questo dovrebbe farci guadagnare un qualcosa. Nel senso che non siamo più sopra Force Limit. Anzi, il mio Force Limit adesso è salito a 179. Vediamo un po' come siamo messi in confronto agli 8 polli. È ancora sotto, ma non è così tragica. Corri! Accidenti! Ok. Ora, io potrei dichiarare guerra anche a questi. Ma non vorrei perdere il controllo navale. Quindi tiro questa guerra per le lunghe. Tanto in questo momento... Cosa vuoi, Ulema? Allora, guadagna 10 di loyalty. Prendiamo 2 di corruption... E scendono le tasse fino al 69, cioè fino al 9. Loro si incazzano. Scende la corruzione. Tolleranza per la vera fede meno 1. Ma io farei il secondo. Però loro sono già così. E io, no, che palle. Perché questo, tra l'altro, sì, ops, non volevo cliccare. Vai verso il legalismo. Ora, se stai un attimino fermo, evitiamo di far esplodere il paese, grazie. 51. Sì, devo darti dei territori e sei pure incazzato, ma non posso darteli. Ah, che...
No, te li do. Te li do, tranquillo. Ti do questo. 10%, 80. Qua il disastro ci sarà fra non si sa quando, ma per ora non ci interessa. La Francia fa cose, il prezzo dei furetti cambia. Esattamente poco prima che cambi questo, speriamo che non cambino tutti i numeri. 45, 47. Noi furetti non ne prendiamo neanche uno, salgono di sicuro da questa parte i prezzi. Ok, cambio mese. Mica tensione. 52, 47. No, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Qua perché non mi dai 100%, Mushasha? Sei completamente annichilito. Bah. Facciamo cadere anche questi due forti. Rassid si incacchia. Va bene. Allora, uno va da qui. Quello senza generale va da qua. Quello col generale venga giù. È finita la tregua con i Timuri, adesso attacchiamo pure loro. Prima che si alleino con gente. Cos'è sta roba? Perché ha tutta sta gente qui unita? Ok, abbiamo preso l'asta. Andiamo a far fuori quel cavallino lì. Ma potrei far partire la Golden Era e essere sicuro al 100%. Ma se i numeri rimangono questi, ragazzi, è sicuro che abbiamo noi il Global Trade. Siamo col nodo più potente e siamo i più potenti in quel nodo. Quindi dovrebbe essere tutto a posto. Group relation. Cosa ho fatto? Dai. Ok, improve relation. Ottobre. Caduto pure Sheva. 52-2. A meno che non ci siano sconvolgimenti naturali, l'abbiamo messa in saccoccia. Novembre. Beh, via. Il Looming Disaster sarebbe nel 607. Dicembre. E tu vai a posto da solo nel 605. 605 perdi 20. Gli ottomani cancellano il military access. Dai, cacchio. Ottomani che tra l'altro ci stanno. Ci hanno fatto l'embargo. Allora, io a te potrei anche chiedere tipo questo. Così posso passare quasi e andare verso nord. Non mi dispiacerebbe prendere il controllo del Mar Rosso, eh? Adesso vediamo cosa fare. Perché posso farmi un altro vassallo. Qua però non c'è gente con delle idee decenti. Ok, l'ultimo momento della verità. Global Trade! Vediamo se siamo stati noi. Abbiamo fatto di tutto. Spero che sia da noi. E vai, ragazzi, abbiamo sviluppato il Global Trade. Seconda partita di fila che lo facciamo. Dov'è? Qua. Ullala, ullala, ullala. Certo, è quella che conta di meno perché si sviluppa da tutti. Però guardate qual è il premio. 300 punti, 20 di prestigio e Local Trade Power più 10%. Quindi, vabbè, qua serve a poco, però sti cacchi.
trade power prodotto qua sarà ancora più alto. Dunque, allora, e non ho modo per spendere prestigio. Boh, ad occhio, facciamo così. Potrei mettere un tizio della mia dinastia sul trono. Perfetto. Boom. Fra 10 anni finisce l'età. Ora non ci serve. E ora possiamo dichiarare guerra pure a questi, entrando in guerra con Warsangali, che a sua volta è alleato solo con Aden. Quindi faremo un po' di conquiste. Dai, fammi passare. Adala, adala, adala. Ok. Andiamo a far fuori immediatamente Warsangali, che è il nemico pubblico di Bisanzio e non merita il nostro rispetto. Poi, visto che conquistiamo territorio in questa zona, andrei a fare improve relation con questa gente qua. Io torno a casa da lì. Qua passano sui forti come se nulla fosse. La Francia deve dare agli ottomani i soldi. Dov'è che ho bandiera nera io? Qua. No, non so dove. Ho bandiere nere, a quanto pare. Comunque, questo è il 62%. Ora dichiariamo questa guerra pure. Ok, missione. Chi è che vuole passare? Venezia? Passa. Tu no. Missione. Rivale del rivale con Sweden. Quanto è forte la Svezia? Per avere un rivale che posso avere pure io. Non c'è. Bakmani. Comunque, questa pace qua chi fa incazzare? Deli, Timuridi che non esistono più. Mushasha, ok. Malva e Chagatai. Ancora te, Chagatai. Ok, Chagatai se ne va, Malva. Malva è troppo sotto. Malva, devo dichiararti guerra io. Dobbiamo eliminare Malva dalla mappa. Allora, Timuridi non ci saranno più. Deli abbiamo la pace. No, beh, siamo a posto in realtà. Poi Timuridi, quanta è l'overestensione che mi dai? Rimuovi tutto quanto esiste nella storia di Timuridi. Tamerlengo è stato superato come concetto. Ora esiste Muhammad Ali, il persiano, il super gattone. Se no, piuttosto che fare questo, magari ti chiedo i soldi? 45. Beh, comunque sia questo... 31. Così tanto. Quanto development c'è qua? 23% di overestensione questo.
23, eh? E mi costa così tanto. Vabbè, chi se ne frega. Damnatio memoriae per i Timuridi. E questa è fatta. Detto che è il 31% più questo che è il 62, abbiamo ancora pochissimo spazio per conquiste internos. Quindi qua daremo tutto via. No, dobbiamo fare le pace in maniera distinta. E questo a me costerebbe il 29. Possiamo tenere la guerra con Mushasha più avanti. Questo mi interessa. Per ora no, possiamo farci anche solo la costa. Soldi. War Raps. Questo no. Già così è più prestigio di quanto io possa spenderne. Quindi va bene così. Vediamo se possiamo spendere un po' di prestigio qua. Allora, questo non gliene frega niente. Sì, non so neanche cosa serva. Stessa dinastia, meglio. Enable subside armies. Spende 10% of your monthly manpower. Ah. Il 10% non è poco, eh. Speriamo che faccia delle truppe così. E comunque non ha speso questo. Quindi dai, facciamo sta pace qua con l'Etiopia. Piange un po' il cuore, eh. Però solo i mamelucchi si incazzano. Sempre solo i mamelucchi. Possiamo fare davvero questa qua. Facciamo così, dai. Qua cosa poi viene prodotto? No, più che altro conquistiamo le cose nel nodo giusto, quindi tutta questa e la costa. Questo qua è da prendere. Quello è da prendere. Questo non penso. Esatto. Quindi facciamo questa pace qua e basta. Poi dopo ci avvieremo verso le miniere d'oro. Pace, War Raps, 39%, soldi. Ah, mi ha lasciato fuori questo. Vabbè, pazienza. Comunque dovremmo avere un controllo maggiore di quest'area. In realtà adesso probabilmente perderemo dei soldi visto che siamo over estesi. Però abbiamo fatto la guerra appunto, cioè apposta dopo. Le mie truppe? State mangiate da... Ah no, le ho spostate già. Ok, vai qui, sulla sua capitale. Persian Horn Africa. Ok, vedi qua. Sunni Zealot devono essere eliminati. Bene. Tireremo la guerra con Mushasha per le lunghe. Ottomana migliora o 5 di prestigio? No, miglioriamo. Tanto prestigio ne abbiamo davvero un botto. Perché non mi è arrivato tutto quello che ho chiesto? Vabbè. Amen. Addio Timuriti, addio Border Gore, così siete tutti contenti? Che bello. Ora siamo al 70% di overestensione.
15, vediamo se mi ridà 15. Quindi quanto arrivo? 32, 42. Sì. Adesso dei punti diplomatici possiamo anche fregarcene un pochettino. No. Allora, te cosa posso chiedere? Perché potrei conquistare questi territori e ti levo dalle balle. Qua cosa si produce? Incenso. Non è un importer center of trade o cose di questo tipo. È il 9% di overestensione. Poi dovremo dichiarare guerra ad Adal. Così ci spandiamo anche in questa zona qua. Potrei farlo dopo. Questo chi fa arrabbiare? Daily Mushasha Mamelux. Quindi gente poco importante. E che poi qua non sarei connesso fin tanto che non attacco questi. Tra l'altro tu non sei co-belligerante, giusto? No, ti ho messo co-belligerante. Volendo potrei farlo. Poi tu sei alleato con Mamelux. Oh, questa qua è la chiave per entrare in guerra con i Mamelucchi senza gli ottomani. Malindi Macuria. Malindi e Macuria? Macuria. Ah, questo. Quindi non c'è dentro questo qua. Insomma. Penso lo faremo. Penso lo faremo proprio. Quindi dichiareremo anche quella guerra lì. Qua il timer è suonato. Quindi dai, ci salutiamo. Ora conquisto questo. Sì, sarà un tot, un bel po' di guerre continue. Quindi appena possibile cambiamo con questo. Per fortuna abbiamo questo. Wood Produce Modifier. Forse questo qua è quello che ci ha fatto vincere il rush finale, ragazzi. Non vorrei dire cagate, ma... 612. 12 anni è assolutamente... va benissimo. Anzi, ora potremmo anche togliere gli editti e metterne altri. Tipo... facciamo questo. Possiamo lasciare questi qua negli altri punti, che va bene. Però dai, ci salutiamo qua, ragazzi. Ora sembra addirittura che stiamo guadagnando. Magia. Comunque, dovremmo aver guadagnato anche un po' di Naval Force Limit, non tanto. Però abbiamo un bel po' di territori qua nel Mar Rosso, che è sempre più verde piuttosto che rosso. E adesso vediamo un po' di farlo diventare rosso dando territorio a Rashid. Per quanto riguarda invece noi, qua direi che siamo abbastanza messi bene. Ora vedo quali forti tenere e quali no, perché sono messi a caso. Potremmo dichiarare una guerra alla Russia, eh? Insomma, è alleato solo della Corea. Ah, ok. Questo alza Liberty Desire coreano al 24%. Tu sei già in guerra con chi? Sweden, Great Britain, English, Brazil, Brazil, West Indies. Come sono messi gli inglesi qua? Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.